Mattarella in Calabria, il presidente della Repubblica San Demetrio Corone, l'entusiasmo per il centro Arpresh del Cosentino nel giorno dell'incontro con il capo dello Stato albanese Ilir Meta in memoria dell'eroe Skanderbeg. Svolta nelle indagini, 8 gli indagati per l'incidente mortale avvenuto il 2 novembre scorso in via Pentimele a Reggio Calabria. Sotto la lente della procura tutta la filiera che si è occupata della gestione dell'appalto riguardante il rifacimento del manto stradale. Clamoroso callipo. Il presidente dei sindaci calabresi, dirigente del PD e renziano della prima ora, scarica il governo Oliverio e sposa il progetto di Mario Occhiuto. Ai nostri microfoni dice: «Sono deluso, bisogna cambiare». Cemento selvaggio, la nostra inchiesta sugli scempi edilizi che hanno devastato la Calabria. Prima tappa il pennello di Vibo Marina, dal sacco edilizio degli anni 70 ad oggi, passando per demolizioni mai eseguite e condoni. La storia di Peppino. L'INPS riconosce l'errore commesso nel tagliare la pensione ad una persona così fragile, la battaglia vinta e la gioia condivisa con la nostra redazione che aveva denunciato la sua odissea. Bentrovati con l'informazione di La CNews 24 e benvenuti all'edizione serale del nostro TG. In primo piano la visita istituzionale del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in Calabria, precisamente a San Demetrio Corone, dove ha incontrato il Presidente d'Albania, Ilir Meta, in occasione di una giornata storica, non solo per il piccolo centro del Cosentino, ma per l'intera comunità Arbresh, una giornata dedicata all'eroe albanese Skanderbeg. Nella capitale italiana della cultura Arbresh, San Demetrio Corone, l'incontro tra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ed il Capo di Stato albanese Ilir Meta, organizzato per celebrare il 550° anniversario della morte di Giorgio Castriota Skanderbeg, ha acceso i riflettori sulla lezione storica impartita dalla Calabria in tema di accoglienza ed integrazione. Oggi, come 600 anni fa, la regione continua a rappresentare la terra di approdo e di speranza per migliaia di migranti in fuga. Temi quelli dell'accoglienza e dell'integrazione che Mattarella, accolto con emozione ed entusiasmo dalle comunità locali, non ha mancato di sottolineare nel corso del suo intervento. L'eredità più autentica e attuale di Skanderbeg è la promozione di un modello statuale che sa contemperare, sa coniugare insieme le differenze. Un messaggio che aiuta a orientarci ad agire in un'epoca nella quale sembrano moltiplicarsi e prevalere artificialmente le tensioni, l'esacerbarsi degli scontri, l'enfatizzazione delle differenze, il miope innalzamento di barriere ideologiche e identitarie che presuppongono una contrapposizione permanente con l'altro. La cerimonia ospitata nel Collegio di Sant'Adriano, alla presenza anche di una cinquantina di sindaci dei comuni albanesi dell'intero meridione, è stata preceduta da un colloquio privato tra i due capi di Stato. La comunità Arbresh negli anni ha anche attivamente partecipato ai processi di evoluzione sociale e politica della nazione italiana con figure illustri del calibro di Girolamo De Rada e Pasquale Scura, protagonisti del Risorgimento, fino al compianto Stefano Rodotà, senza tuttavia mai smarrire la propria identità. La comunità Arbresh rimane oggi l'unico custode della lingua di Skanderbeg e dei suoi combattenti che parlavano all'epoca 600 anni fa. Questo è un grande tesoro per la nostra nazione, per l'Italia e per il patrimonio europeo mondiale. Salvatore Bruno per la CNews 24. Una lunga attesa, per molti durata una vita intera, quella che ha accompagnato la visita dei capi di Stato italiano Sergio Mattarella e albanese Ilir Meta a San Demetrio Corone, nel cuore dell'Arberia Sibarita, in occasione del 550° anniversario dalla morte di Giorgio Castriota Skanderbeg. È un evento molto speciale che non si ripeterà più, secondo me. Prima di tutto è un evento storico, è la prima volta che arrivano in Calabria, in particolare a San Demetrio, due presidenti e due capi di Stato. Credo sia un giorno importante per questo piccolo paesino, la venuta di due capi di Stato. Skanderbeg è l'eroe nazionale albanese che morì appunto 550 anni fa. Cosa c'è scritto su questo cartellone? Istituto Comprensivo Don Bosco è il nostro istituto. Il nostro istituto. Stai aspettando chi? Mattarella. Soltanto Mattarella? E anche il presidente dell'Albania. E se passeranno da qui, che cosa gli chiederai? Che oggi è il mio compleanno. Ah.
I presidenti delle due repubbliche hanno scoperto la targa in onore dell'eroe dei due mondi in un luogo emblematico, qual è il Collegio di Sant'Adriano, fondato da Nilo da Rossano, l'abate santo che unì le chiese d'Oriente e d'Occidente. Noi vogliamo che da questo evento, che sicuramente diciamo consacra il valore e l'importanza delle comunità arbrace in Italia, da questo momento ci sia la possibilità di creare nuovi progetti tra il governo italiano e il governo albanese con le comunità arbrace che favoriscono oltre diciamo, a percorsi culturali ma anche percorsi professionali. Questa è la terra dei due mondi perché come lei ben diceva San Nilo ha rappresentato appunto l'unione tra il mondo ecclesiastico, diciamo religioso, occidentale con il mondo orientale. La giornata di oggi, oltre ad avere un valore storico e culturale, amplia anche gli orizzonti economici tra l'Albania e la Calabria, così come ha ricordato il governatore Oliverio. E la presenza del presidente Meta, del presidente dell'Albania Meta, è anche questa motivo di orgoglio e di soddisfazione per noi. Ieri ho avuto modo di riceverlo nella sede del governo della regione, alla cittadella. Abbiamo scambiato punti di vista, idee per avviare un percorso di cooperazione e di collaborazione. L'accoglienza non ha alternative se non quella della creazione di lacerazioni, di conflitti, di violenze che non servono. La dignità umana deve essere il primo fattore di rispetto degli uomini e delle comunità. Noi abbiamo stabilito un percorso di allargamento, di consolidamento e di sviluppo dei nostri rapporti a partire dalla formazione. Lavoreremo perché le nostre università consolidino i rapporti che hanno già avviato attraverso progetti che presenteremo all'Unione Europea in comune Calabria ed Albania. Marco Le Fosse per la CNews 24. Sono 8 le persone indagate dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria per l'incidente mortale avvenuto il 2 novembre scorso a Pentimele, dove persero la vita Maria Teresa Mento e Domenico Spinella, che viaggiavano a bordo di uno scooter quando sono finiti all'interno di due profonde buche derivanti dai lavori di rifacimento del manto stradale. In queste ore sono stati notificati gli avvisi di garanzia nei confronti dell'imprenditore Giuseppe Grimoli, dei dirigenti ANAS Luigi Ferro, Carlo Muscatelli, Giuseppe Ferrare, Luigi Muppo, di Maurizio Raso e Vincenzo Barillà e della dirigente comunale Maria Luisa Spanò. Tutta la filiera che si è occupata della gestione dell'appalto riguardante il rifacimento del manto stradale dunque è finita sotto inchiesta con la pesante accusa di omicidio colposo plurimo in cooperazione. 2 le perizie previste nei prossimi giorni. Domani il consulente della procura si recherà sul luogo dell'incidente, mentre per dopodomani è stato disposto l'esame autoptico sulle salme delle due vittime. Voltiamo pagina. Colpo di scena nel mondo politico in vista delle prossime elezioni regionali in Calabria. Il sindaco di Pizzo, Gianluca Callipo, scarica il governatore Oliverio e sposa il progetto di Mario Occhiuto. Una scelta che farà parecchio discutere e agitare le acque, soprattutto nel centro-sinistra. Credo che l'esempio di buon governo di Mario Occhiuto debba essere replicato nel livello regionale. Io sosterrò questa tesi, sostengo questa candidatura che mi auguro possa essere ufficializzata presto. La bomba politica lanciata da Gianluca Callipo, sindaco PD di Pizzo e presidente di ANCI Calabria, è deflagrata grazie a un'intervista concessa in esclusiva alla cnews24.it, la testata regionale del nostro network. L'annuncio del sostegno al sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto, ha scompigliato le carte nel PD calabrese, che qualche settimana fa aveva subito la forzatura dell'autocandidatura del governatore. Partecipai 4 anni fa alle primarie, la vedevo in un modo diverso e quindi partecipai a quella competizione. Ottenni il 42%, ma non fu sufficiente per vincere. Accettai il risultato, ma se oggi la strada deve essere la stessa, io mi tiro fuori. C'è delusione, credo in tanti calabresi e anche in tanti moderati, in tanti iscritti del Partito Democratico. Purtroppo questa riflessione all'interno del PD non si è mai aperta, questo confronto non c'è mai stato, né a livello di governo regionale né a livello di Partito Democratico. Una decisione, quella di Callipo, ispirata a quel civismo che si richiama al cosiddetto partito dei sindaci, a cui si appellano in tanti, Oliverio compreso. Con Mario Occhiuto ci confrontiamo spesso nell'ambito dei ruoli in ANCI. Credo che appunto quella di Cosenza sia un'esperienza positiva e io credo nel buon governo di una città. Per il presidente di ANCI Calabria resta la difficoltà di spiegare una decisione che, a suo dire, non coincide con il passaggio armi e bagagli nel centrodestra.
Non sto uscendo dal Partito Democratico e non sto entrando in un altro partito. Dico che il Partito Democratico in Calabria oggi non c'è. Di conseguenza credo che si possano e si debbano fare delle scelte in modo libero. Io sto compiendo una scelta in modo libero guardando alla capacità e alla competenza di una persona che credo possa fare bene alla Calabria. Da Vibo Valentia per la CNews 24. Ed adesso una notizia di cronaca, omicidio a Medicucco in provincia di Reggio Calabria, dove un bracciante agricolo di 58 anni è stato ucciso in circostanze in corso d'accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Gioia Tauro. L'uomo sarebbe stato ucciso a calci e pugni a seguito di un'aggressione ad opera di qualcuno che si trovava in casa con lui probabilmente. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Palmi, che ha disposto l'autopsia sul cadavere. Noi andiamo avanti, adesso vi parliamo di una nostra inchiesta su abusivismo e cemento selvaggio, capaci di aggravare le condizioni di una terra come la Calabria, che è già a rischio idrogeologico. Partiamo da Vibo Marina e da un quartiere simbolo, il Pennello, tra le zone più disastrate dall'alluvione del 2016. L'abbiamo fatto 55 anni fa questa casa. Ed è una casa abusiva? Per forza, tutta questa zona qua. Allora, la colpa non è nostra che abbiamo fatto l'abusivismo, la colpa è della Capitaneria di Porto, che ha visto che noi abbiamo messo i paletti e non è venuto nessuno qua a fermarci, perché allora avevamo i soldini. Questa è Vibo Marina, quartiere Pennello, simbolo di ciò che viene definito come abusivismo di necessità. Cemento selvaggio che ha devastato uno dei tratti di costa più belli del Tirreno. La storia di questo quartiere dormitorio parte dagli anni 70. La frazione costiera più popolosa di Vibo Valentia era conosciuta come Giardino sul Mare. Molti, allora, hanno iniziato a costruire una prima casa. Alcuni continuano ad abitarvi ancora oggi, altri, con gli immobili illegali, li hanno trasformati o ceduti come case estive. Altri ancora li hanno abbandonati. Il tutto in circa mezzo secolo di deregulation, di assenza di controlli, di silenzi compiacenti. Buongiorno. Perché è abusivo? Ovvio sì, perché il quartiere Pennello è il quartiere abusivo. È vero. La sua casa è poi, tra l'altro, è costruita accanto a un torrente. E quindi? No, ma semplicemente volevo sapere quanti anni fa avete costruito questa casa. Prima dell'80. Costruivano tutti qui. È vero. L'ho comprata e già costruita io. Ho capito, quindi pur sapendo che era in un terreno demaniale. 35 anni che abito qua, da quando mi sono sposato. Su molti di questi immobili a lungo hanno anche gravato ordinanze di demolizione, mai eseguite per un conflitto di competenza. Queste case, le case del quartiere Pennello, sono state costruite su area demaniale e per questo all'inizio degli anni 2000 si pose il problema di quale ministero dovesse procedere alle demolizioni. Seguirono gli anni dei condoni, poi quelli della cessione del suolo dal demanio al comune e dal comune ai cittadini affinché si ripristinasse la legalità. Ma davanti alla natura, se le case sorgono a ridosso dei torrenti, sull'arenile o sono minacciate dall'erosione costiera, non c'è sanatoria o legalizzazione che tenga. Come l'alluvione del 2006, costata a Vibo Valentia 3 morti, 90 feriti, 300 sfollati e danni per 90 milioni di euro, ha insegnato. Ogni volta si punta il dito solo sul Pennello, però in realtà è tutta la fascia sotto la ferrovia che è abusiva. Quindi si è costruito tranquillamente, senza alcun problema, senza che nessuno fermasse nessuno. Non è che senza nessuno fermasse nessuno, perché qua c'era un compromesso tra chi costruiva e chi magari era autorizzato a controllare tutta la situazione. Cioè chiudevano un occhio? Sicuramente. Adesso avete sanato la posizione? Abbiamo pagato quello che ci ha chiesto il comune per comprare il terreno, però non abbiamo nessuna novità ancora. Gli abbiamo dato 1.000 euro, io gli ho dato, però ancora non è. In quest'area, peraltro, sono in corso interventi di messa in sicurezza dall'erosione e di riqualificazione. Restituiranno decoro, secondo gli amministratori locali, ma basteranno ad arginare la forza della natura che ciclicamente minaccia di riprendersi tutto. 2006, alluvione 3 luglio, che sì. Ricordi ha? Eravamo qua. Anzi, io mi trovavo a Vibo ed ero preoccupato. E di fatto, quando sono arrivato qua, il torrente è straripato. Però noi, a dire il vero, non abbiamo subito danni. Mentre tutti gli altri sono stati alluvionati. Che cosa le fa più paura?
mal tempo adesso. Sì. Cristina Iannuzzi per la CNews 24. E con l'arrivo dei primi freddi tornano i ripari di fortuna costruiti nella zona della stazione ferroviaria di Cosenza, nei pressi del parcheggio dove a settembre, lo ricorderete, si è consumato un presunto stupro ai danni di una minorenne. Ci sono i resti di un pasto frugale appena consumato, le stoviglie, un braciere per il fuoco, i panni stesi ad asciugare al sole, sprazzi di una quotidianità domestica nascosti all'ombra del cavalcavia che conduce verso la stazione dei treni. Il degrado continua ad impadronirsi di quest'ampia zona periferica, lontano dai riflettori e per questo prediletta per costruirvi baracche e ricoveri di fortuna da chi per scelta o per necessità ha deciso di vivere in condizioni tanto disumane. Un luogo dimenticato tra questo terminal per i bus mai entrato in funzione e lo scalo ferroviario, ridotto ad una cattedrale nel deserto, che torna ciclicamente alla ribalta magari per qualche fatto di cronaca eclatante, come il caso del presunto stupro ai danni di una tredicenne dello scorso mese di settembre, e che poi ritorna nell'ombra lasciando campo libero a sbandati ed emarginati e a qualche drogato, come testimonia la presenza di numerose siringhe. Questa volta a segnalare l'accampamento di fortuna è stato il consigliere comunale di Palazzo dei Bruzzi, Giovanni Cipparrone, a sua volta allertato da alcuni cittadini dei quartieri limitrofi. È una sconfitta per tutta la mia città. Per noi che amministriamo non bisogna calcolare Cosenza solo su Corso Mazzini, ci sono tante aree in periferia che purtroppo vivono queste condizioni. Sul posto sono giunti gli uomini del nucleo decoro urbano della Polizia Municipale agli ordini dell'ispettore Luca Tavernise. Dopo aver ispezionato il ricovero, gli agenti hanno disposto la bonifica. L'area è destinata ad ospitare proprio il nuovo comando dei vigili urbani e l'ospedale, sempre che si risolva la diatriba tra il comune e la regione sulla collocazione del presidio sanitario, ma ci vorranno anni affinché tali progetti possano concretizzarsi. Salvatore Bruno per la CNews 24. Parliamo ancora di degrado urbano. Ci sentiamo abbandonati e questo è il grido dei cittadini del quartiere Fondo Gesù di Crotone. Qui viviamo in un quartiere abbandonato. Nessuno fa qualcosa per noi e per i nostri bambini. I nostri bambini non hanno un campetto per giocare. Ci sentiamo davvero abbandonati. Adesso ha piovuto, a me personalmente è entrata acqua in casa, me ne sono dovuta andare, ho 5 minori. Sono topi, ci sono, è pittinzia, non si capisce niente qua. Qua siamo solo rovinati. Se piove dobbiamo avere paura, come tanti anni fa, dell'alluvione, perché qua entra acqua da tutte le parti. Ci troviamo nel quartiere Fondo Gesù a Crotone, una realtà importante per il capoluogo pitagorico che, nonostante il passare del tempo, ha visto crescere alcune criticità. Fondo Gesù è stato uno dei quartieri più colpiti durante l'alluvione del 1996 e da allora ha fatto fatica a rialzarsi. È una zona che registra anche un tasso di criminalità da non sottovalutare, come anche sottolineato recentemente da un articolo dell'Huffington Post. Ma non è solo tutto ciò, ci sono cittadini positivi che non hanno chinato la testa e resistono, ci sono le associazioni che combattono quotidianamente e aiutano i genitori a non lasciarsi condizionare dalle problematiche. È il caso della cooperativa Gorà, del Centro Noemi e del Teatro della Maruca che si sono uniti nel progetto Prima. Si svolge negli asili, nei cosiddetti asili nido, e offre tutta una serie di attività laboratoriali. Parallelamente viene offerto un percorso formativo sia per i docenti che per i genitori e viene creato uno sportello d'ascolto per le famiglie. Vedo i risultati positivi di queste mamme che proteggono i loro figli da tanti problemi per farli crescere, per dargli un futuro. Giuseppe Laratta per la CNews 24. Si è conclusa con un lieto fine la storia di Peppino Macrì, lo sfortunato invalido che si era appellato al nostro network per riavere la pensione che gli era stata revocata ingiustamente dall'INPS, un errore che a 2 mesi di distanza l'ente previdenziale ha riconosciuto. Una battaglia vinta dunque per Peppino, ma anche per l'intera comunità che lo ha sempre aiutato e sostenuto. Insieme hanno voluto condividere questa gioia con la nostra redazione. Il 1° dicembre mi devo pagare. La cosa bella è stata il fatto che c'è stata una comunità unita nel portare avanti la situazione, ma anche dal punto di vista dei dottori e della commissione, comunque la capacità di ritornare sui propri passi e di riconoscere l'errore fatto. Quindi comunque il fine è stato un fine buono, le conseguenze sono state anche conseguenze ottime.
Gli hanno riconosciuto un'altra volta il 75%. Mi sento di ringraziare il dottore Tarantino Nicola, che era lui il presidente su questa avventura di Peppino. Speriamo che per il futuro non ci siano più questi errori per altre persone bisognose come Peppino. Sei contento? Sì, sono contento, sì. Contento. Alessio Pompasso per la Cinesi 24. E con l'informazione per il momento ci fermiamo qui. Per rivedere la versione integrale del nostro telegiornale, come ogni nostro singolo servizio, basta andare su www.lactv.it. Un buon proseguimento di serata e arrivederci. Visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sulla Calabria che fa notizia. LaC News 24, edizione giorno alle 14.15 ed edizione sera alle 20.30. LaC News 24, la Calabria che fa notizia.